Allora, sono molto felice, l'ho inseguita e voluta in questa intervista via Zoom, Teresa Saponangelo. Ciao Teresa, come stai? Per Ciao, tutto bene, benissimo, molto me, per noi due con, contenta. sei una delle rivelazioni dell'anno, inutile dirlo. Ah. Già, posso darti una statuetta, ma per me è già fenomenale, perché quel ruolo ne è stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino. Tra l'altro fresco di nomination ai Golden Globe proprio l'altro giorno, è un Sì. ruolo incredibile. Quindi la mia prima domanda è innanzitutto da dove è nato tutto, insomma, tu hai fatto il provino con Sorrentino e poi da lì hai... Sì, io ho fatto un primo incontro con la casting, su parte, naturalmente, quindi ho imparato la scena e l'ho portata preparata così. E poi un secondo provino a distanza di, abbastanza tempo, almeno un paio di settimane, con Paolo. Che non conoscevi o già No, conoscevi? no, noi ci conoscevamo già perché abbiamo praticamente iniziato insieme sullo stesso film. Lui in produzione e io come attrice. Per cui ci siamo conosciuti così e poi ci siamo anche un po' Il capuano, frequentati. No, quindi. ancora prima, ci siamo conosciuti nel 95 sul set di Incerti e io Ah, esordivo ancora proprio il incerto. mio primo film, lui stava in produzione e poi niente, non ci siamo tanto frequentati, però poi io, mi sembra di avergli fatto leggere una sceneggiatura che mi avevano offerto, a lui gli faceva schifo, diceva beh, quindi lui comunque aveva voglia di scrivere, insomma, quella non gli piaceva tanto la produzione, aveva voglia proprio di subito di cimentarsi con le cose importanti. Non perché la produzione sia importante, ma non era quello il suo No, ruolo, certo. diciamo, E poi certo. siete rimasti in contatto, però, E siamo senza rimasti un po' in lavorare contatto, mai. ma poi ci siamo persi negli anni, siamo persi. Diciamo che il nostro filo è stato, i nostri fili sono stati sia Servillo che Capuano poi alla fine, perché io ho lavorato tanto con Antonio, ho fatto Pianese Nunzio, Polvere di Napoli che lui ha scritto, ho lavorato a teatro in spettacoli che lui ha visto e quindi c'era sempre un filo, come dice lui. In un'intervista l'appuntamento con Teresa era solo rimandato. E Beh, così è accaduto rimandato poi questo. all'occasione più importante, Sì, perché poi più tu hai importante, quella per me più bella, devo dire, perché io un ruolo fantastico. qualche anno fa ho fatto anche un provino per Young Pope, però non è andata bene. Due provini per Young Pope, però non ci eravamo incontrati. Però secondo me questa è proprio l'occasione, proprio la più bella che potesse capitarmi con lui. E il Tra l'altro, scusa ruolo. Teresa, ma guardando il film... Sì. In più di un momento ho pensato, ma come ha fatto a non rimanere schiacciata? Perché quello non solo è un ruolo, ma è il ruolo, nel senso che ci sono gli elementi autobiografici di Sorrentino e quindi tu ti trovi a interpretare sua madre davanti all'occhio suo. Quindi, cioè, come hai Tu dici gestito la schiacciata da che pressione? punto di vista? Da che No, punto la di vista dici pressione schiacciata? proprio, cioè comunque Ah. di... E io mi sono sentita proprio amata, amata, accolta, coccolata, ma non è un modo di dire adesso perché siamo nell'ambito di un'intervista. Io mi sono sentita veramente voluta bene perché lui fa questo, cioè lui nel momento in cui sceglie, poi offre, si dona, no? E quindi non c'è poi la pressione psicologica dopo la scelta, semmai ci può essere prima perché non è convinto di una scelta anziché no, di una decisione anziché di un'altra, ma nel momento in cui sceglie, lui si abbandona e lascia molto liberi gli attori. Non sta lì a sindacare se il tono più su, più giù, di la virgola, il punto e virgola. No, lo scritto c'è, uno lo rispetta, però poi c'è anche grandissima libertà. Sempre tenendo conto, diciamo, che quella è la Bibbia, no? Però non mi sono sentita giudicata, osservata, criticata, no, mi sono sentita guardata con amore. E io quello che ho cercato di fare è di restituire e restituire tutto l'accudimento, tutto l'amore che lui ha perso in questi anni, no? Pensando a mio figlio, pensando al fatto di essere un. Cos'è una madre, no? Una madre è proprio l'accudimento quotidiano, no? È la cura. E quindi ho restituito in quelle azioni quotidiane che lui aveva scritto, in quegli appuntamenti quotidiani, ho cercato di restituire proprio questo, la cura. E tra l'altro poi il tuo ruolo c'è anche una carica comica che ho trovato fantastica, perché poi fanno un cortocircuito con tutto quello che succede, ma ci sono delle scene, da quella dell'orso alla Sì. telefonata del maestro Sì. Testibelli, io
Lì quanto ci hai potuto mettere il tuo per lì? Sei irresistibile, veramente. Ma guarda, io addirittura facevo fatica a pensare che fosse così credibile, no, quel gioco, no? Perché era talmente esagerato quel gioco, però poi è realistico. Cioè, Paolo mi ha detto che lei veramente faceva dei giochi così, degli scherzi così pesanti, no? E quello di Zeffirelli è uno scherzo vero che la madre ha fatto, no? E il pubblico questi scherzi li accoglie con un divertimento, con una gioia, no? Per me è sorprendente, no? Perché come se oggi dico, ma si è raccontato talmente tanto, no? Si è talmente scacciati ormai, no? Si è visto talmente tutto al cinema che non c'è più quello sguardo così, come dire, ingenuo, no? Rispetto a una storia. Invece no, invece questo film mi ha sorpreso proprio su delle cose, cioè su quanto è importante quel fischio per lo spettatore, quel fischio tra i due, su quanto arrivano quegli scherzi, quanto arriva l'allegria di quel personaggio. Le arance. Sì, le arance, però le arance già lo metti in conto, perché le arance è un esercizio, no? Anche quello è sorprendente perché non vedi così spesso degli attori che giocano, no? Nelle nostre storie, no? Allora quando uno invece vede un attore o ballare o giocare col corpo si sorprende sempre, perché siamo abbastanza fermi in questo cinema italiano, no? Quando, non so, questa è l'immagine che mi sono fatta, no? Quando invece ci metti dentro il corpo è sempre sorprendente, però quei toni come sono stati accolti dal pubblico, no? Quel gioco che è stato accolto con un'emozione, cioè alla fine io ho ricevuto un sacco di messaggi su Instagram, perché utilizzo quello come social, dove mi dicevano grazie per l'emozione che ci hai restituito, ma l'emozione non solo nel pianto naturalmente, anche nella gioia. Esatto. Quella nel pianto... Banalmente, no, si potrebbe dire anche la più semplice, nel senso che poi certo, ovviamente se la storia va a finire. Sì. Però io ho trovato fantastico anche il fatto che in pochi minuti veramente di film tu passi dalla scena dell'orso, quella telefonata, all'altra telefonata invece dell'amante, no? Quindi lì c'è tutta la disperazione, sì, quindi veramente passi nei sì, due versi. Si registri. Che è meraviglioso. Senti, è stata la mano di Dio anche un grandissimo film corale, perché insomma, poi noi abbiamo sì, Venezia, abbiamo intervistato Filippo Scotti, abbiamo sentito Marlo, Gilberto, beh, Tony Servillo, Luisa Ranieri, Massimiliano Gallo, è veramente un affresco. Com'era sul set? Era veramente, cioè, quello stato di grazia, come si vede dal... Si è ricreata una famiglia artistica, no? E quindi con grande gioia di tutti, di stare accanto a degli attori i più disparati, ma come dire, di talento tutti, no? Di grande energia, che vengono da anche, come dire, esperienze diverse, no? Chi viene addirittura chi ha fatto la sceneggiata, Ciro Capano, per esempio, che interpreta Capuano, ha fatto la sceneggiata, Milma Lo Boi, Dora Romano, io non conoscevo Dora Romano, non conoscevo Mimma, non conoscevo Viviana Cangiano. Viviana è anche una grandissima cantante, quindi cioè, Napoli, non so, restituisce sempre questa grandissima opportunità di lavorare con grandi, grandi attori, no? Grandi colleghi, con cui poi ti diverti tantissimo, perché sulla scena della barca, quella dove poi siamo tutti lì bloccati anche dall'arrivo dei contrabbandieri, no? Tutti stupefatti, tutti in ammirazione verso questi contrabbandieri che ci come dire, ci sfiorano, no? C'è stata, durante l'attesa nostra, prima di girare, c'è stata una sfida di canzoni napoletane tra Mimma Lo Voi, Viviana Cangiano, Massimiliano Gallo, e poi c'era un solo veneto, Alessandro Bressanello, che cercava di farci di come dire, offrire il suo repertorio, e Servillo lo stava buttando in mare, perché dice: dove vai, dove ti presenti? È stato molto divertente, molto. E comunque posso dire che si vede che c'è un'armonia che poi passa, insomma, ha colpito più volte il film, e devo dire che è una cosa che ti rimane è un film che ti rimane addosso tanto, ecco, al netto di tutto, poi ce l'hai, ti ritornano delle immagini poi, e poi ti si riflette, cioè come tutto il grande cinema, poi ti si riflette e ti fa pensare poi alla tua, no? Perché poi quella è la sua vita, però in realtà è universale, quella è la grandezza. Certo. Teresa, chi sono invece i tuoi grandi miti, quelli da foto sul comodino?
Non hai la foto sul comodino? Se, allora, io ho una foto dentro l'armadio, che è quella di Francis Ford Coppola, perché, vedi, perché ho avuto modo di fare due provini con lui per una pubblicità di Illy Caffè, che poi non ho vinto, però l'incontro con lui, per esempio, il provino con lui è stato bellissimo, è stato poeticissimo, è lungo, non lo racconto qui, però è stato un incontro veramente molto bello. Quindi quella è dentro l'armadio. Quella, poi, diciamo, quella sta lì. Poi voglio dire, io ho sempre guardato, insomma, è chiaro, anch'io ho guardato, diciamo, mi sono nutrita del nostro cinema degli anni 60, no? Insomma, di grandi, e anche degli anni 50, ho guardato alla Vitti, ho guardato alla Melato più tardi, ho guardato alla Mangano, ho guardato a delle attrici, per fare dei nomi femminili, delle attrici che avevano grandissimo fascino, ma erano anche molto comiche. A me piace moltissimo una sensualità. Comicissima. Sì. Comiche. Mi piace quando le donne sanno essere sensuali, sexy, anche attraverso l'ironia. Questo per me è il massimo. È una cosa poi difficile, no? Perché siamo abituati al fascino. Un pezzo che non si scompone, quindi la femme fatale. Sì. Forse perché non arrivo alla femme fatale, quindi guardo. Quindi... mi misuro, dico, ma quella potrei avvicinarmi a quella. Che effetto ti ha fatto invece vedere il film la prima volta a Venezia, o l'hai visto prima della... L'ho visto prima in una saletta di montaggio, però diciamo ancora in lavorazione, e non me la sono goduta tanto a Venezia, devo dire, perché c'era tanta emozione, certo una sala meravigliosa, però forse mi sono emozionata più in quella sala di montaggio piccola, per una proiezione per una ventina di persone, una proiezione per pochi, e era venuto anche mio figlio che per la prima volta vede il film, 15, che si è seduto in mezzo, proprio centrale alla sala, e se l'è goduto distante da me, e gli è piaciuto moltissimo. Ho detto, perché quello è il critico dei critici, cioè... Ho fatto un sacco di domande a Paolo, l'ha proprio interrogato, perché hai fatto questo, ma perché quella, e che cosa intendevi in quella scena, ma tu hai montato quella dopo aver montato una cosa tecnica. Che cosa ha detto? E Paolo a un certo punto ha detto, dai, attacca che mi difendo. È stato stupendo. Ma scusa, della tua interpretazione invece cosa ha detto? Sì, brava mamma, però è più bravo Servillo. Ah, così proprio. Mamma sei brava, lui l'altra volta mi ha detto mamma sei brava, ma De Niro è più bravo. Vabbè, così De Niro. Questo lo diceva qualche anno fa, adesso dice che Servillo è più bravo. Vabbè. Beh, insomma, non mi vuole dare Teresa tante soddisfazioni. Non mi vuole dare tante soddisfazioni per il momento, poi però senti, penso sia orgoglioso. Vabbè, insomma, anche perché... Senti Teresa, che effetto ti fa invece guardarti indietro a vedere il percorso che hai fatto con alti, bassi, cose... piccole, più grandi. Ma sono molto soddisfatta di me. Perché pacificata sì, col passato. Sì, no, ma assolutamente. Penso di non dover rinnegare niente, non rinnego niente. Sì, sicuramente ci sarà qualcosa meno bello di altro, nel senso di altre cose più riuscite, cose che non rivedrei. Però secondo me questo film è arrivato perché c'è anche una grande coerenza, una grandissima, secondo me, dignità, no? In tutto quello che ho fatto, una grande serietà, per cui io penso che, ecco, se non ci fosse questa, forse lui avrebbe avuto timore ad affidarmi un ruolo così intimo, così profondo, no? Così importante per lui. Quindi c'è una riconoscenza, non solo, secondo me, non solo del lavoro, anche della affettiva, no? Perché cioè, comunque devi voler bene agli attori che scegli per quei ruoli, no? E lui, io penso che a Tony Servillo gli voglia bene per fare suo padre, e credo che, insomma, siamo legati anche noi da un importante affetto, no? Per poi affrontare quel lavoro, secondo me si vede questo anche, no? Sì, anche l'etica si vede, si è dietro, diciamo, un'etica proprio del lavoro. Qual è la scena che a te personalmente è piaciuta di più da girare?
A me è piaciuta di più la scena che poi non mi aspettavo che venisse così, però la scena dell'ascensore insieme a Lino Musella, perché quella era, cioè quell'emozione, quella commozione arriva inaspettatamente, è imprevista ed è la scena anche dove Paolo ha provato una forte commozione, quindi me la ricordo, insomma, forte ricordo Tanto poi i tempi di di quella scena sono fantastici, perché lì bastava un secondo in più, uno in meno, no? esatto. Diventava un'altra, o diventava Sì, rotta, anche oppure diventava. perché esatto, perché poi lì c'è lo scarto, subito volevo farla ridere, signora Maria, no? E c'è la Esatto. risata, cioè si esce subito da quella cosa un po' plumbea. Quindi quella è proprio, ma perché proprio ricordo il momento in cui l'ho girata e quello che aveva suscitato. Bellissima, bellissima. Senti, Teresa, qual è invece il tuo film da isola deserta? Cioè, facciamo che stasera devi partire per l'isola deserta e portarti un film. Due, vabbè, dai, due, due. Viene con. Sono due, sono Irma la Dolce, A proposito di attrici che fanno ridere. a proposito di attrici fascinose e comiche e sensuali, e Pallottole su Broadway. Pallottole su Ah, Broadway, io di Woody Allen grande potrei sceneggiatura. guardarmelo, sì, stupendo, cioè proprio com'è raccontato il mondo del teatro è esilarante, ma il mondo del teatro, ma il mondo dello spettacolo anche, no? Perché no? Tutti i discorsi sulla scrittura, che vuol dire scrivere bene, il pubblico di cosa ha bisogno, in che cosa si immedesima, è bellissimo, molto. Sì, Pallottole su Broadway, sì. All'ultima festa del Cine di Roma parlavamo con Francesco Di Leva, che è un amico di Otcorne che noi amiamo tanto, ma anche poi a Venezia con Daria D'Antonia, direttrice della fotografia, che a Napoli stanno succedendo delle cose negli ultimi mesi, tra TV, tra cinema, insomma c'è un fermento. Tante È cose, io bastardo di sono Pizzo Falcone, cioè, e diverse anche, no? certo. Non solo una cosa. No, poi c'è l'amica geniale, Amica uno, geniale. due, tre, adesso c'è no, un altro libro della Ferrante che stanno girando, poi, Mina Settembre, c'è un sacco Marconi di che ha roba da fatto Venezia. fiction, cinema, esatto, Martone che ha fatto, ma anche il film di Mario Martone è bellissimo, Sì. anche quello corale con attori straordinari. E quindi sì, devo dire, guarda. Perché appunto la frase che dice Capuano da brivido, no? Nel film di Paolo, dice: ma è mai possibile che sta città non ti fa venire niente da raccontare, no? Ma invece c'ha un sacco di cose da raccontare quella città. È un continuo stimolo, una continua provocazione Napoli, no? Sia dal punto di vista letterario che dal punto di vista musicale, dal punto di vista cinematografico, cioè continua a produrre, certo, forse musicalmente un pochino si è un po', diciamo, un po' non spenta, però ecco, mo adesso sono è prevaricante proprio il cinema e il teatro rispetto alla musica, no? Rispetto a qualche anno fa la musica era veramente Sì, adesso protagonista, ce no? ne puoi in Guinea, insomma, ci sono anche delle cose musicalmente. Se, sì, poi ho perso anche, è vero, anche ho perso un po' i contatti, ho un sacco di amici musicisti, da Daniele Sepe, Ah, grande Daniele Sepe. gli Alma Megretta, insomma, dei gruppi fantastici, però continua a essere molto stimolante. Se tu pensi che, cioè, io vivo a Roma, insomma, è una città che vede chiusi tipo quattro teatri importantissimi, dall'Eliseo, dal Valle, l'Argentina funziona o non funziona, India che morce, cioè è una città che si è spenta a Roma, no? Un po' da questo punto di vista. Invece Napoli no, Napoli risponde con fatica, sempre con grande, no? Sì, poi continua a Insomma, buttare fuori cose diversissime anche tra loro, no? È proprio un magma continuo, è fantastico. Continuo. Questo è chiaro perché ha una cultura antica, importantissima. Cioè, la lingua è una lingua ormai, come dire, riconoscibile, no? Ovunque. Cioè, anche il film di Paolo, io l'ho visto due o tre volte, effettivamente si parla sempre in napoletano, però questo non è stato un limite poi per la fruizione del film, no? Quindi significa che ci si sta abituando poi proprio al napoletano, anche da Torino, Milano, Genova. Non Sì, so, sì. è diventata una lingua che appartiene proprio al patrimonio culturale italiano, no? Quindi non è più,
Cioè, appunto, non esclude più, no? No, Anzi, anzi. e questo lo vediamo anche nel percorso che sta facendo questo film. È chiaro che Sorrentino è un premio Oscar, quindi c'è più attenzione, no? Lo si segue di più. Però non si è bloccati, no, nell'andare a vedere questo film perché si parla in napoletano, anzi, Fantastico. no? E È bellissimo. quindi... Ti manca Napoli? Cioè, tu vivi a Roma, ogni tanto ci pensi a Ma io lavoro tornare. tanto a Napoli poi. Alla fine, quindi non mi manca, non c'è Ma tempo ci torneresti, a no? vivere, no. Devo dire no, 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 è Magari un molto giorno. no, però ogni volta che ci torno faccio delle passeggiate dove ho vissuto al Monte di Dio, che è una strada meravigliosa, dove ci sono delle case meravigliose, una luce meravigliosa. Quindi ogni cioè mi prende la nostalgia, la malinconia, no? Però è chiaro che ormai adesso la mia comunità di amici, no? I miei riferimenti sono romani e Roma forse è la città che, come dire, ti accoglie di più se fai questo lavoro, no? Per quanto riguarda il cinema, più cinema, televisione che teatro. Ecco, per esempio, a marzo ritornerò a Napoli per 2 mesi a fare teatro, quindi non mi manca perché poi comunque la vivo, ci vado, c'è la mia famiglia, Ci insomma, torno, quindi c'è ci sempre, torno. c'è sempre. Sì. Teresa, prima di chiudere volevo chiederti appunto, abbiamo parlato all'inizio intervista della nomination al Golden Globe, adesso Sì. questa, segui questa cosa come la segui? Come un gioco, come una cosa, un Come modo una di... gran tifosa, cioè Ah, proprio... abbiamo una chat comune e io ogni volta che facciamo dei piccoli passi verso grandi successi metto il mio così, Quindi da questo è il curva proprio, c'è verso. un ultra. Esatto, questo è il sentimento. Beh, giusto, la competizione è bella agguerrita, quest'anno visto la cinquina è Sì, bella tosta, però. però questo film commuove tanto, commuove, poi è un film che dà speranza anche, Sì, no? poi io devo Tantissimo. dirti che quando l'ho visto la prima volta ho pensato proprio che è un film destinato a rimanere. Ecco, visto che c'è questa videocassetta Il giorno in America che gira, no? Ecco, c'è un film che Sì. tra 25 anni, 30 anni sarà ancora Sì. lì, insomma, questo penso sia poi la cosa E più poi bella. sai cosa è bello? Sono andata 2 giorni fa, siamo andati insomma, insieme a Luisa Ranieri, al direttore della fotografia d'Antonio, no? A presentare il film al Cinema Troisi a Trastevere. E allora a un certo punto c'è stata la domanda del moderatore: ma quanti di voi hanno già visto il film? E un sacco di gente l'aveva già visto ed era ritornata a vederlo. Quindi questa è una cosa meravigliosa. Sì, è quello che stai dicendo tu, probabilmente Poi soprattutto in piace. tempi in cui in sala poi ci Non vuole mascherina, esatto. cioè non è che sia proprio la cosa più semplice No. del mondo, eppure è Bello, qualcosa che bella aiuta. risposta. Sì, Così, sì. va bene. Allora, Teresa Saponaggio, per noi già sei nella top 10 Grazie. dell'anno 2021 di Otcorn, quindi se questo non è in Golden Globe, però insomma, dai, una piccola. Ti manderemo la spilletta di Otcorn da fare come badge, va bene? Assolutamente, grazie tantissimo. Grazie mille per il tuo Grazie. tempo e ancora grazie per la tua interpretazione. Grazie mille, Grazie Teresa. a voi. A presto, a Ciao, presto. grazie. Grazie. Ciao. Ciao.